Anche in Italia c'è una legge sul sovraindebitamento, la cosiddetta legge dei suicidi, ci segnalano qua del 2012. Penso che adesso Fabio Vando della Fondazione Antiusura della Salus Populi Romani qui a Roma, penso farà senz'altro un accenno a questa legge. Lui ci parlerà appunto, vorrei dire proprio del sovraindebitamento delle nostre famiglie romane. Lo ascoltiamo, lo accogliamo, lo ringraziamo per quello che fa, poi anche dopo il suo intervento, se ci sarà spazio anche per qualche domanda. Grazie ancora, Padre Giulio, rimani con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Prego, Fabio. Eccomi, spero che mi sentiate. Sì, benissimo, anche ti vediamo. Benissimo, sono contento, grazie, grazie di questa partecipazione. Giungere, diciamo, come ultimo, comunque come in successione ad altri contributi, pone sempre la difficoltà di riuscire a separare le idee che uno aveva prima dalle idee che vengono in mente ascoltando poi le persone, che personalità, diciamo, che hanno comunque introdotto dei temi molto interessanti su cui mi si sono aperti degli agganci. Io però cercherò di rimanere quanto posso fedele al mio obiettivo principale, che è quello di portare i volti in questa conversazione, quindi passare dalle categorie ai volti, dalle idee alle esperienze concrete, alle persone che incontriamo. E perché è di questo che vorrei parlarvi. Prima però permettetemi, forse perché non a tutti può essere nota l'esperienza della Fondazione Salus Populi Romani, che in diocesi rappresenta un punto di riferimento per le persone che si trovano in condizioni di sovraindebitamento, cioè che hanno difficoltà di accesso al credito legale, cioè al credito che si fa in banca, che si fa nei canali di finanziamento, diciamo, autorizzati. Che non trovando quindi questi canali di finanziamento legali una risposta alla loro necessità di liquidità di denaro, rischiano di entrare in contatto con i mondi dove invece il denaro viene concesso senza tutele e chiaramente viene concesso con delle conseguenze che spesso portano al consumo di tutte le possibilità, quindi all'usura della persona e delle sue risorse, e favorendo chiaramente come conseguenza tutto, come dire, quell'indotto di criminalità che di fatto possiede le grandi liquidità di denaro, spesso, diciamo, da rimettere nel circuito pseudo legale per come dire, un'operazione di lavaggio, riciclaggio. La fondazione nasce tra, come insomma, qualcuno ricorda, che chi era in diocesi tra il 94 e il 95, e chi ne spinse, ne volle più fortemente la Costituzione fu Don Luigi Diliegro, allora direttore di Caritas Roma, per venire appunto in soccorso a tutte quelle situazioni di persone non bancabili che poi se ne andavano verso la strada dell'usura. La fondazione è nata prima ancora della legge che nel marzo del 96 cominciò a porre in qualche modo delle misure anche di controllo sul mercato legale dell'eccesso, diciamo, di interesse, e pose in qualche modo degli strumenti a disposizione di alcuni soggetti per accompagnare coloro che erano già caduti nel spire, diciamo, della criminalità organizzata e dell'usura, e misure che servivano invece a porre una barriera preventiva affinché queste persone non dovessero ricorrere più a questo credito. La legge 108 del 96, gli articoli che interessano di più a noi sono il 14 e il 15, ancor più l'articolo 15, perché grazie all'articolo 15 sono date risorse alle organizzazioni, come ad esempio la Fondazione Salus Populi Romani, che dispone attraverso questi fondi delle garanzie necessarie per permettere l'accesso al credito dei soggetti non bancabili.
mentre l'articolo 14 pone delle risorse invece a disposizione delle vittime, riconosciute vittime dell'usura. Ora, questa è una delle tante opportunità. Chiaro, Don Luigi, quando iniziò con un suo patrimonio, andò dal direttore del credito italiano e gli disse: questi sono dei denari che io metto a disposizione delle persone che tu aiuterai ad avere un prestito. Il meccanismo è sempre lo stesso, cioè la fondazione non elargisce direttamente denaro, ma pone una garanzia in termini giuridici, una fideiussione, che consente alla persona che non ha sufficienti garanzie perché è già sovraesposto, perché ha delle pregiudizievoli, cioè può avere una storia creditizia negativa, gli pone la possibilità di poter accedere nuovamente al credito. E questo credito nuovo a che cosa serve? Serve a ristrutturare la situazione debitoria nella quale si trova, oppure a risolvere un problema di necessità di liquidità che diversamente, non disponendo dei denari immediati, solo attraverso il credito lui può in qualche modo affrontare. Come facciamo diciamo il nostro lavoro? La fondazione è sostenuta, diciamo, anche dall'utilizzo, dalla buona volontà di volontari, molti dei quali provenienti da professioni bancarie o amministrative o assicurative, da diverse parti, che accompagnano le persone che richiedono aiuto in una rielaborazione chiaramente della storia creditizia che li ha portati in una situazione di difficoltà di accesso al credito. La dinamica è quella appunto di un ascolto che genera un approfondimento del bisogno e crea le premesse attraverso un'individuazione delle capacità residuali delle persone, capacità reddituali, ma anche capacità potenziali che potrebbero essere espresse e liberate in futuro, attraverso l'individuazione di queste risorse, a una ristrutturazione, un nuovo credito che possa aiutare a ripartire. Generalmente questo nuovo prestito produce, per chi ha già un reddito, una liberazione del reddito disponibile, che prima invece era impegnato totalmente nella restituzione dei debiti. Spero che, diciamo, riesca ad essere chiaro, diciamo, anche nel passaggio di alcuni elementi tecnici. E che cosa riusciamo a fare soprattutto rispetto alle posizioni debitorie? È chiaro che il nostro è un lavoro che spesso accompagna i debitori nella ricerca di un punto di mediazione possibile con il creditore, cioè di un accordo. Quello che diceva Padre Albanese, che a livello internazionale io credo sia molto difficile raggiungere per motivi, come dire, anche di politica internazionale, noi cerchiamo nel piccolo di raggiungerlo cercando di creare un giusto equilibrio tra dovuto, quello che il creditore giustamente deve avere per legge, e quello che il debitore può offrire ragionevolmente, cercando di creare una, appunto, transazione, come si dice in gergo, a saldo e stralcio della posizione debitoria delle famiglie o dei soggetti che chiedono aiuto. E questo, diciamo, come grande premessa. Rispetto alle storie, rispetto alle vicende che incontriamo e che sono vicende che coinvolgono le famiglie a molti livelli, dalla semplice accumulazione appunto di debiti alla crisi di reddito che produce in realtà il rischio di perdere ad esempio la prima abitazione dove grava un mutuo, o altre condizioni che possono determinare un ulteriore appesantimento ad esempio della parte di reddito che viene erosa dai debiti, penso ad esempio a un pignoramento erariale o un errore sullo svolgimento di una pratica testamentaria, tante cose che improvvisamente si ripercuotono sulle famiglie e che non hanno in qualche modo la risorsa giusta per riuscire a contenerle. Quindi
affrontiamo, diciamo, questo variegato spettro di situazioni che colpiscono, come dire, trasversalmente. Non c'è una categoria particolare, non c'è un ceto, non c'è una provenienza che più di altre viene in qualche modo ad essere toccata, anche se devo dire che c'è una grossa accentuazione, soprattutto negli ultimi anni, di una categoria particolare che probabilmente emerge e che somiglia a quelle periferie del mondo che siamo abituati ormai a, come dire, considerare e ad incontrare, che sono le famiglie a basso reddito. Sempre più il divario, la disuguaglianza si sta concentrando sulla redditività. Avere un reddito perché si fa un lavoro, ad esempio, nelle società di pulizie che si aggira mediamente tra gli 800 e i 1200 euro, se va bene, produce delle opportunità e delle condizioni. Spesso questo reddito è collegato ad un secondo reddito che però magari non è regolare o non è stabile e quindi crea delle situazioni ballerine. Ecco, questa è una categoria che sta emergendo ed è una categoria che, ad esempio, con l'emergenza del Covid ha pagato più pesantemente le conseguenze economiche del lockdown, della chiusura, delle chiusure, eccetera, eccetera. Sono le persone che hanno avuto meno garanzie, che hanno meno garanzie in assoluto. E scusate, c'è solo, non so se sentite un telefono, se disturba. No, 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 no. E quindi questa, diciamo, è la categoria che sta emergendo da alcuni anni e che pone dei problemi nuovi anche al fenomeno del sovraindebitamento, perché per queste persone il sovraindebitamento è soprattutto un sovraindebitamento per necessità, cioè l'emergenza di una ristrutturazione di un condominio, ad esempio, del condominio dove vivono, non hanno, come dire, porta fuori equilibrio il budget familiare, ricorrono al primo debito, al primo prestito per pagare magari le spese del condominio. Poi non si riesce a pagare quel prestito e per pagare le rate di quel prestito si cerca un altro prestito. Spesse volte si ottiene un prestito attraverso una finanziaria e non una banca. Altre volte la banca, che magari dice, beh, questa persona non è proprio così stabile, propone addirittura una carta revolving, per riuscire ad avere un prestito veloce che consenta di avere la liquidità per poter pagare. Ma la carta revolving ha un tasso di restituzione che spesso supera il 20%, quindi stiamo immaginando, come dire, un denaro che costa tanto in una famiglia che già ha un reddito basso. E qui viene fuori il primo paradosso. Il paradosso, appunto, che è tutto a favore del creditore. Il creditore valuta il rischio e più il rischio è alto, più aumenta il costo. E quando è che il rischio è alto? In chi ha più probabilità di non riuscire a pagare. Ma paradossalmente, più mi alzi il costo e meno riuscirò a pagare, meno con più difficoltà riuscirò a pagare. E qui è appunto è il primo grande paradosso, diciamo, del sistema, come dire, finanziario, delle regole finanziarie, tutte sbilanciate a favore del creditore. Più rischia, più alza il costo, ma paradossalmente più alza il costo e più aumenta il rischio. Ma questa cosa qui sembra non essere importante. E un altro, direi, paradosso che nell'esperienza emerge è quello che noi pensiamo che il credito, e noi stiamo parlando appunto di credito e debito in termini finanziari, sia un'operazione sostanzialmente solo logica. In realtà, nell'esperienza posso dire che c'è uno stretto legame tra debito, soprattutto appunto vedendolo dalla parte delle famiglie, tra debito e sentimenti, direi tra valori e valori, intendendo valori ideali e valori quelli della borsa. Cioè,
che guarda caso si chiamano nello stesso modo. Ed è sempre un elemento interessante. Allora, l'unificazione di questa, l'avvicinamento, diciamo così, del valore ideale e del valore della borsa permette anche di ragionare seriamente su quello che intendiamo realizzare con i valori della borsa, cioè se il denaro è sempre realmente un mezzo e non un fine. E se è un mezzo, allora deve servire a qualcosa. E quando serve a qualcosa, quel qualcosa a cui serve è legato alla scala dei valori che le persone hanno, che le famiglie hanno in sé, oltre ad essere legato chiaramente alle necessità emergenti. E quindi ecco che viene fuori il discorso del sentimento, cioè quando si attiva un credito non per necessità, come spesso può succedere dall'acquisto appunto di una nuova casa o di una vettura che necessariamente deve essere acquistata o una spesa improvvisa per il dentista, per le spese mediche, eccetera, l'indebitamento è generato da sogni, cioè da desideri, da esperienze o da necessità che si vuole intraprendere e che hanno bisogno di liquidità. Qui viene fuori appunto un'altra idea, appunto, che il debito si genera inseguendo queste necessità e questi sogni, un acquisto di qualcosa di più grande rispetto a quello che si ha o che si può avere, e un passo un po' più lungo della gamba, come avrebbero detto i miei nonni, che non si è ponderato abbastanza e che poi a un certo punto non si è più in grado di controllare. Quindi il debito è spinto nelle famiglie da questi sentimenti spesso. Abbiamo incontrato una famiglia che a un certo punto ci ha detto: abbiamo sbagliato, abbiamo comprato una casa più costosa di quello che potevamo permetterci. Ora si ritrovano con un debito grandissimo della casa, per pagare il quale hanno fatto altri debiti per circa 80.000 euro. Quindi è stato un portarsi fuori dall'equilibrio sperando in un futuro migliore. Non sono riusciti più a controllare questo sogno che è diventato per loro in realtà un incubo. E questo nel generare, ripeto, nell'entrare nella fase, diciamo così, di indebitamento. Quando poi l'indebitamento diventa così difficile da gestire e controllare, sono ancora i sentimenti a governare il problema. Sono fondamentalmente i sentimenti, e qui però sono sentimenti negativi, non si sogna più, ma si vive l'incubo, e l'incubo è una stanza buia, dove non c'è più luce, dove non si sa più che strada prendere, dove tutte le vie formali vengono a chiudersi. Un'altra famiglia che ha perso per un periodo entrambi i redditi, non è riuscita più a pagare il mutuo di casa. Fortunatamente si sono dati da fare, hanno ritrovato entrambi il lavoro, ma tutto l'accumulo di debito aveva ormai portato il creditore, che era una banca, a chiedere la vendita forzata del bene, cioè a mettere il bene all'asta. Pur conducendo attraverso un legale, un'azione, una trattativa con il creditore, avendo raggiunto un possibile accordo, non trovavano da nessuna parte una disponibilità a finanziarli. Perché? Perché la loro era una storia ormai creditizia inceppata, cioè la segnalazione per la mancata restituzione del mutuo gli impediva di essere nuovamente finanziati. Abbiamo incontrato loro, come dire, loro hanno incontrato, ci siamo incontrati sulla stessa via e siamo riusciti a trovare appunto una modalità per finanziare quell'accordo, e adesso sono tornati in pieno possesso del loro immobile, pagando chiaramente il prestito che hanno contratto grazie alla nostra garanzia. E il sentimento però, che i sentimenti che governano, dicevo, il sovraindebitamento, sono sentimenti bui,
sono sentimenti di vergogna, perché il debito genera vergogna. Io oggi non avrei voluto parlare io, avrei preferito che parlassero delle famiglie, ma dopo che ne ho contattate quattro e mi hanno detto tutte la stessa cosa, mi sono dovuto arrendere, perché per tutte c'era un'unica ragione che gli impediva di poter pubblicamente essere a raccontare la loro esperienza, che era il rapporto con i figli. Sì, ma i nostri figli non sanno, i nostri figli non hanno saputo, i nostri figli hanno intuito, ma non gli abbiamo mai raccontato più di tanto. Quindi la vergogna, il pudore di raccontare della loro difficoltà come sovraindebitati. Questo perché? Perché il debito porta una responsabilità diretta, soggettiva. Il debito ha un titolare, ok? Quindi sono io che non sono riuscito a restituire, sono io che ho sbagliato, quindi si porta dietro chiaramente una colpa. Quindi questo sentimento buio che ha vergogna e genera ansia spesso produce ulteriori errori. Cioè quando si è sovraindebitati e si è in questa stanza buia, in genere si finisce per trovare soluzioni che sono peggiorative. Allora, qual è la cura che cerchiamo di offrire? Ancora 2 minuti, ti ringrazio. Perfetto. Qual è la cura che cerchiamo di offrire? È una cura che crea orientamento rispetto al proprio essere sovraindebitati. È una cura che quindi dà luce sulle ragioni che hanno creato il sovraindebitamento. È una cura che prova a rimettere la persona in una fase in cui controlla di più i suoi sentimenti in termini di desiderio e i suoi sentimenti in termini di ansia e di colpa. Termino richiamando la legge 3 sull'esdebitamento, che è una legge nuova per l'esperienza italiana, non nuova per altri paesi europei, concepita, ahimè, però in modo, come dire, di non semplice attuazione. Cioè si basa fondamentalmente sul riconoscimento della meritevolezza del debitore, una cosa estremamente complicata da dimostrare, quindi vulnerabilissimo il debitore di fronte, diciamo, al mancato riconoscimento della meritevolezza, perché basta un prestito formulato in una situazione già di sovraindebitamento per far decadere qualunque merito rispetto al percorso dell'esdebitamento. E comunque la legge e soprattutto l'attuazione di questa opportunità viene dato sempre in termini giuridico-finanziari. Faccio solo presente che, ad esempio, in Francia l'esdebitamento è condotto attraverso il servizio sociale, perché il rapporto, cioè il sovraindebitamento genera di fatto una sofferenza ed un disagio che rende in qualche modo la persona fragile da un punto di vista sociale. Ultimamente sono stati introdotti dei cambiamenti a questa legge che noi speriamo possano in qualche modo facilitare il percorso delle persone che richiedono l'esdebitamento e che per riuscire ad uscire da questa situazione hanno delle risorse non solo patrimoniali ma anche reddituali da poter mettere a disposizione ai creditori. Credo, insomma, visti i tempi, di chiudere qua, lasciando magari, se c'è necessità, spazio alle domande. Grazie veramente tanto. Io racchiuderei quello che tu ci hai detto con tanta precisione, tra due parentesi, è iniziato col termine volti e poi in un certo senso concluso con la parola sentimenti. Ecco, vorrei dire che tutto il tuo discorso possiamo racchiudere proprio da queste due parentesi, volti e sentimenti, e vorrei quasi dire, che come diciamo un conto il peccato, un conto il peccatore, così vorrei dire un conto il debito, un conto il debitore. Ecco, ci vorrebbe che volti e sentimenti si facciano vedere non soltanto dalla parte del debitore, ma anche dalla parte del creditore. A volte mi permetto di dire che il creditore si è dimenticato che il debitore è un volto, un sentimento, non è solo un numero a cui bisogna, diciamo, trovare la quadra. Quindi questo ti ringrazio molto. Ci sono due domande che hanno scritto sulla chat.
ti chiedo di rispondere in maniera sintetica se puoi, se il vostro intervento si rifà soltanto alle famiglie private o anche alla società, alle società diciamo giuridiche, e se poi puoi dirci proprio un chiarimento qual è il meccanismo diciamo finanziario in cui voi intervenite presso le banche. Grazie. Così ci scrivono. E interveniamo anche sulle società, in particolare sulle piccole imprese, chiaramente, non devono essere società di capitali in maniera assoluta, possono essere società cooperative, società a nome collettivo, anche SRL, possibilmente, preferibilmente semplificate. Questo lo dico per chi è un po' più addentro al mondo, ma insomma società che comunque hanno una riconducibilità, una responsabilità non sul patrimonio della società, ma su chiaramente responsabilità individuali. L'altra domanda era domanda, se ci dici proprio semplicemente il meccanismo finanziario col quale la fondazione interviene per aiutare proprio a ristrutturare il debito. Allora, il meccanismo finanziario, ripeto, è quello della garanzia, cioè significa che noi abbiamo delle convenzioni con alcune banche a cui indirizziamo le persone, che riteniamo chiaramente meritevoli, ma nel senso che l'intervento risolve questo, sì, o che se, aiuta, che facilita una ripresa, anche una riprogettazione della famiglia stessa, e attraverso queste banche noi poniamo il fondo di garanzia a disposizione della banca, perché se la persona non dovesse ripagare il prestito per qualche ragione particolare, noi diciamo non per volontà ma magari per intervenute altre cause diciamo così che ne impediscono la restituzione, la banca si rifà su questo fondo. Quindi il prestito è comunque un prestito bancario accompagnato dalla garanzia della fondazione. Alcune volte questa garanzia ha un valore 100%, quindi il prestito è garantito totalmente, alcune volte invece può avere percentuali diverse. I crediti possono andare da una durata minima di 3 anni a una durata massima di 10 anni, e l'ammontare massimo che possiamo erogare come prestito personale è 35-40 mila euro. Oltre questo, i crediti devono avere, anche oltre alla nostra garanzia, anche una garanzia reale. Quindi passiamo dal prestito personale al mutuo ipotecario. Quindi è chiaro che le persone devono avere un bene disponibile da poter mettere a disposizione. In genere le operazioni di finanziamento con il mutuo ipotecario si fanno o su un ammontare di crediti molto elevato o quando bisogna salvare la prima casa da, come dicevo prima, dalla vendita forzata.